L'ambiente non si vende, la spiaggia si difende. Questo è il grido di protesta che parte oggi dalla spiaggia numero 1 di Catania contro la privatizzazione appunto delle spiagge. Un flash mob che vede la presenza di tantissimi cittadini, di giovani ma anche di famiglie e di alcune associazioni di categoria come Lega Ambiente, l'associazione Isola delle Correnti, il comitato Viva la Costituzione, l'osservatorio su Catania, il No Pua e poi anche la presenza del circolo Olga Benavio di Rifondazione Comunista, il circolo Graziella Giuffrida del SEL. Una catena umana per dire no a chi vuole sfruttare le risorse del nostro territorio. Una situazione per esempio come quella di Catania, in cui questi privati, diciamo, sono anche molto discussi. Basti pensare che il capo dei gestori dei lidi balneari catanesi è uno che fino a due settimane fa è stato arrestato per pare essersi appropriato di qualche milione di euro della formazione professionale, tale Saffo. E a questo punto voi, attraverso questo flash mob, che cos'è che volete chiedere? Come evitare che le spiagge appunto diventino una risorsa da sfruttare? Intanto le spiagge devono rimanere pubbliche di tutti, ma nel caso dei lidi di accorciare i tempi delle concessioni, che al momento sono veramente lunghi, cioè 80, 90 anni, e soprattutto farli costare, cioè chi vuole, come dire, gestire un pezzo di territorio che è pubblico lo deve pagare, altrimenti a che pro, diciamo, dovremmo destinare questi pezzi di territorio ai privati? E infine far partecipare tutti ai bandi appunto che vengono fatti per darli in concessione, e quindi non soltanto a pochi signori delle spiagge. Le spiagge, il nostro territorio, sono fondamentalmente uno dei beni preziosi che abbiamo, per cui l'utilizzo, la privatizzazione degli stessi, come abbiamo visto, non è che è indice di miglioramento per il territorio e dei servizi, semplicemente tipo vengono limitati gli accessi e la possibilità di fruizione da parte della comunità.